Il maltempo a novembre l'ha completamente distrutta. Questo resta della strada provinciale 25 che collegava i paesini della Presila Catanzarese al capoluogo calabrese. Subito arrivarono le rassicurazioni di provincia e regione. La strada sarebbe stata ripristinata, almeno parzialmente, in tempi rapidi, ma ancora non si è visto nulla. Gli abitanti si sono riuniti in un agguerrito comitato e hanno deciso di scendere in piazza. Le alternative proposte, ovvero utilizzare vecchie stradine locali, non consentono di lavorare. L'economia è già fragile, che viveva dal fatto, godeva del fatto che la città di Catanzaro poteva raggiungere agevolmente la Presila e viceversa. Un'economia fragile, raddoppio dei tempi di percorrenza, raddoppio delle spese per arrivare a Catanzaro. Le strade alternative, la strada provinciale 13, è un disastro, è un colabrodo. La 109 è stata costruita all'inizio del Novecento. Qui ci sono piccoli imprenditori, esercenti. Noi non reggiamo, noi non reggiamo.